Prendi la molletta, il segnaposto di Pasqua ti aspetta. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Queste intro sempre più demenziali mi divertono un sacco. Io più vado avanti nel tempo, più scemina divento. Spero mi apprezziate anche per questo lato ilare del carattere, diciamo così. Buongiorno a tutti! Come va la preparazione alla Pasqua? È un bel momento? Io spero veramente di sì per tutti. Vi mando il mio augurio più sincero di buona preparazione alla Pasqua e voglio partecipare alla vostra Pasqua proponendovi oggi due progettini veramente semplici e carini. Protagonisti? Una molletta in legno, quella per il bucato, sì. Due idee per Pasqua veramente economiche, tenere e divertenti. Spostiamoci di là e vediamo cosa si farà. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri coniglietti segnaposto con le mollette. Due mollette per due modelli differenti. Per un tipo di coniglietto ci occorrerà una molletta per ogni commensale dell'acrilico bianco, dell'acrilico rosso o rosa, pennelli per dipingere, poi una penna nera, una perlina rossa, così piccolina, e credo basti così. Mentre per l'altro progetto ci servirà, come sempre, una molletta, del washi tape o qualunque carta da decorazione, dell'acrilico per colorare la molletta del colore che vogliamo. Io la colorerò bianca e metterò un washi tape che abbia del verde e del bianco. Vi voglio segnalare questi washi tape che oggi ho comprato alla Lidl. 3 washi tape 1 euro, oggi è il 29 di marzo e c'erano i cesti pieni di tantissimi motivi differenti. Guardate, ne ho prese 5 confezioni, quindi qualora vi dovessero servire, pensateci bene. Quindi per il secondo progettino vi dicevo washi tape, colore, pennello, poi del foamy. Io del foamy bianco, gomma crepla, come la chiamate, gomma eva, un pezzettino di foamy giallo, un pezzettino di foamy nero, un pezzettino di foamy arancione. Come vedete sono quantità veramente minime, ma potete farlo anche con la carta o col pannolenci o con tutto quello che vi viene in mente, perché ora vedrete cos'è. Per quello col foamy ci occorrerà un ferro da stiro o una fonte di calore e per entrambi ovviamente ci servirà della colla. Io utilizzerò la colla a caldo, ma potete usare anche l'attaccatutto o un attac normale. Iniziamo subito. Come prima cosa separiamo la nostra mollettina e dipingiamola tutta di bianco. Con un pennellino dipingiamo tutta la mollettina di bianco, ovviamente potete dipingerla anche con una bomboletta spray. A questo punto, una volta asciutte, reincolliamo le due estremità della molletta esattamente come erano messe prima, però senza il ferro. Voilà! Con una punta di colore rosso, ma proprio una micro punta, come potete vedere, e questa è pure troppa, è un pochino d'acqua, dipingiamo la parte rossa delle orecchie del nostro coniglio, facendola diventare una parte rosa. Quindi questa parte qui, voilà, coloriamola di rosa. Così. Adesso prendiamo la perlina e con un punto di colla attacchiamola proprio qui, appena sotto alla curvatura centrale. Così. Con un nastrino facciamo un fiocchetto. Guardate, vi insegno un altro modo semplice per fare fiocchetti. Prendo due estremità del nastrino e le annodo e semplicemente faccio un nodo tra di loro, voilà, tiro, verrà una cosa scompostissima che poi voi tirerete ad arte, stringerete ben bene e verrà fuori un simpaticissimo fiocchetto. E il fiocchetto lo posizioneremo un po' più giù della pallina rossa, qui. Così.
Oh, che carino! Adesso mancano gli occhietti e i baffi, quelli li facciamo con la penna. Vi consiglio una penna tipo Bic in modo che non spanda sul legno e faccia dei segni sottili. E poi accanto al nasello i baffetti. E voilà! Il nostro coniglio segna posto da appoggiare sul tovagliolo è pronto. Voi mi direte, ombretta, ma come lo segna il posto questo coniglio? Molto semplice! Per farlo diventare un segnaposto poi vi servirà semplicemente un cartoncino colorato a contrasto, un puntino di colla a caldo infinitesimale in modo che dopo il pranzo il coniglio possa essere staccato dalla carta, appoggiare il nostro coniglio così sulla carta e scrivere il nostro messaggio augurale con il nome del commensale. E voilà! Ed ecco il nostro segnaposto facile facile e divertente da appoggiare sui tovaglioli delle nostre tavole. Carino, no? E poi una volta finito il pranzo si stacca così facilmente il foglietto e rimane il coniglietto come elemento decorativo. Bene, adesso andiamo al progetto numero 2. Come prima cosa, lasciando la molletta intera, coloriamola tutta col colore che abbiamo scelto. Io la farò lo stesso bianca. Ok, dopo averla dipinta tutta, lasciamola asciugare. Per il secondo progetto prendiamo un pezzettino di fommi, dividiamolo così a metà e ritagliamo un ovetto. Non troppo alto. Tagliate una forma di uovo come meglio potete, quindi prendete un ferro da stiro, una piastra elettrica, una fonte di calore, insomma, e poggiatela sopra e aspettate che l'uovo prenda la forma un po' convessa. Guardate, ora lui si alza da solo. Ecco qua. Quindi si sta facendo. Quindi staccatelo, apritelo per farvi prendere la forma tipica dell'ovetto. Giusto il tempo di farlo raffreddare un attimo, così. Lui diventerà nuovamente duro come materiale e rimarrà in forma. Nel frattempo ritagliamo una piccola forma ovale. Come un ovetto, ma piccolo, piccolo, piccolo. Così. Bene. Questo ovetto adesso ritagliamolo a zig zag. 1, 2, 3 e 4. Così. Ok. Prendiamo questo piccolo pezzettino, mettiamolo sulla fonte di calore e facciamolo diventare un po' più curvo. Adesso su questo appiccichiamo un piccolissimo infinitesimale triangolino arancione. E qui deve essere bravo il regista a farvi vedere il pezzettino piccolo e il micro punto di colla a caldo che ho dato. E qui scatta l'applauso perché non mi sono neanche bruciata, eh? Anche qui gli occhietti di quello che avete capito essere un mini pulcino li farei con la penna, quindi sì, vi avevo detto il fommi nero, però sinceramente meglio la penna, andate più lisci. E qui abbiamo il nostro piccolo pulcino, piccolo piccolo piccolo. Bene, adesso prendiamo la nostra mollettina, che speriamo nel frattempo si sia ben bene asciugata. Scegliamo un washi tape che stia bene come tonalità di colore. Io prenderei questo, mi piace molto. Lo appiccichiamo sull'esterno della mollettina, così, da una parte e dall'altra. Con un tagliabalza ovviamente rifilo l'eccesso.
Adesso sulla parte inferiore di una mollettina, quindi apro con un punto di colla, fisso il pulcino così, ok, e faccio in modo che si chiuda. Invece l'altro pezzo di ovetto lo aggancio sul laterale, quindi metto della colla qui, della colla qui, e tenendolo aperto aggancio l'ovetto e lo tiro un po' giù in modo che si veda il pulcino. Faccio asciugare, quindi col tagliabalza o con le forbici rifinisco questa parte di colla a caldo che verrà ovviamente fuori. Chiudo la mia molletta, prendo l'altra parte dell'uovo e chiudo il mio pulcino dentro l'uovo così, mettendo la colla a caldo questa volta sulle estremità superiori dell'uovo così, e chiudo. Ed ecco il nostro segnaposto divertente. Il nome lo possiamo scrivere o sull'ovetto con una penna, cambiamo, stavolta scrivo Poti. No! Che bello! E guardate che delizioso, questo per il tavolo dei piccoli è proprio bello, perché poi i piccolini arrivano e zac, pulcino, sorpresa, buona Pasqua! E allora, bene, quindi con la mia pazzia vi do appuntamento a dopo le foto con il nostro coniglietto segna posto, lui un po' più elegante con il bigliettino qui messo al lato, oppure con il pulcino potoso. Eccolo qua, buona Pasqua a tutti, ci vediamo dopo le foto, ciao! Le nostre mollettine o coniglietto o pulcino a sorpresa sono veramente due segnaposto fermaregalo veramente veramente carini. Ho pensato quest'anno per Pasqua idee semplici, veloci, immediate e sicuramente economiche, perché un occhio alla tasca fa sempre bene, e del resto in queste feste, soprattutto feste religiose, per chi le festeggia non bisogna puntare al regalone o all'uovo da 300 euro. Un sorriso può essere strappato anche con una mollettina di legno, se accompagnata da creatività, fantasia e un po' di amore. Bene, io vi auguro una felice preparazione alla Pasqua, come vi dicevo prima, vi auguro anche una splendida Pasqua in famiglia, una bella Pasqua italiana, di quelle con tanto cibo, tanto divertimento e tanto clima familiare, ma anche se foste soli a casa vostra, trovate tutto questo in voi stessi, perché la prima famiglia risiede qua, nel nostro cuore. Buona Pasqua a tutti, io vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, i link li trovate qui e nell'info box, e soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, buona Pasqua!